Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Ok, oggi vi voglio presentare un piccolo programmino molto utile nel caso ci capitasse di perdere per sbaglio dei files sul nostro computer. Può capitare infatti che a seguito di una nostra distrazione oppure a seguito di un nostro sbaglio, uno o più files presenti sul nostro PC vadano accidentalmente eliminati, cosa un pochettino spiacevole, specialmente se si tratta di files sui quali abbiamo speso molto tempo e lavoro, tipo ad esempio un file di Word contenente una relazione importante. Per nostra fortuna, però, nel caso capitasse quanto detto, possiamo tentare di ripristinare, quindi di recuperare uno o più files eliminati dal nostro PC utilizzando dei programmi particolari. Tra i tanti, quello che vedremo oggi si chiama ISAS Data Recovery. Vediamo quindi come installarlo e come utilizzarlo. Bene, innanzitutto colleghiamoci al sito del programma tramite il link https://it.isas.com, indirizzo presente anche sotto nella descrizione del video. Nella home page del sito spostiamo il cursore del mouse sulla voce Recupero dati per far apparire i vari downloads. Da qui possiamo visualizzare le varie versioni per i vari sistemi operativi, quindi Windows, Mac, Android. Quindi possiamo scaricare una versione per il sistema operativo che abbiamo, in particolare quella gratuita che ci permette di recuperare fino a 2 giga di files cancellati, oppure le due versioni professionali, Pro e Technicians, se abbiamo bisogno di recuperare dati in più. Andiamo ad esempio a scaricare la versione gratuita per Windows, quindi posizioniamo il mouse sulla relativa voce e clicchiamo sul pulsante Scarica che appare. Partirà il download del programma. Scaricato il programma, per installarlo facciamo doppio clic su di esso per far partire la procedura di installazione. Ad inizio procedura scegliamo la lingua di installazione, nel nostro caso italiano, e diamo poi OK. Clicchiamo su Avanti, leggiamo e accettiamo le condizioni di licenza cliccando sul pulsante Accetta. Scegliamo la posizione nel PC dove installare il programma. Qui dobbiamo stare un po' attenti. In basso c'è infatti una clausola che ci dice di non installare il programma nel disco da dove vogliamo recuperare files. Perché questo? Per evitare di sovrascrivere il o i files cancellati. Suona un po' strano, vero? Come faccio a sovrascrivere un file se è stato cancellato? È possibile, vedremo perché a fine video. Proseguiamo adesso con l'installazione, avendo cura di scegliere un disco dove non c'erano i files che abbiamo eliminato, scrivendo qui un altro percorso o scegliendolo tramite il tasto Sfoglia. Clicchiamo quindi su Conferma e poi su Installa. A fine installazione possiamo decidere se avviare subito il software e/o partecipare al programma di analisi dello stesso, spuntando o meno le due relative caselle sulla sinistra. Fatta la scelta, possiamo completare l'installazione cliccando sul pulsante Completa. Si aprirà una pagina web che ci complimenterà per aver installato ISAS Data Recovery. Ok, passiamo a vedere come funziona il programma. Visualizzando la sua interfaccia, abbiamo a disposizione due scelte. Possiamo scansionare i vari dischi e/o partizioni presenti sul PC per tentare di recuperare tutti i files cancellati che erano presenti in queste memorie, oppure possiamo scansionare una cartella in particolare per tentare di recuperare uno o più files da quest'ultima. Il primo metodo è utile se vogliamo fare un'analisi completa per cercare di ripristinare tutti i files cancellati in un determinato disco o quantomeno vedere cosa c'era prima in esso, grosso modo. Il secondo invece è da utilizzare se conosciamo la posizione precisa dove c'erano il o i files che abbiamo eliminato per sbaglio. Vediamo allora come funzionano tutti e due i sistemi.
Iniziamo dal primo, basta semplicemente fare doppio clic sul disco che ci interessa. Ad esempio facciamo doppio clic qui su questo. Facendo così partirà la procedura di recupero. Nella schermata che appare ci sarà un'area sulla destra nella quale saranno visualizzati i files che possiamo recuperare presenti in una determinata locazione, un'area sulla sinistra dove c'è la struttura delle varie cartelle del disco che possiamo selezionare facendo apparire così sulla destra i files recuperabili in quella determinata cartella, un'area in basso dove c'è un indicatore che rappresenta lo stato della scansione con il tempo rimanente e la possibilità di fermare o mettere in pausa la procedura. Durante o al termine della scansione possiamo decidere cosa recuperare. Possiamo selezionare ad esempio uno o più files da ripristinare oppure possiamo direttamente scegliere la cartella da recuperare. Facendo così selezioneremo automaticamente tutti gli elementi presenti al suo interno. Fatte le nostre scelte non ci rimane che recuperare il o i files trovati cliccando sul pulsante Recupera che si trova in basso a destra. Apparirà una finestra dove potremo scegliere la posizione dove salvare il o i files recuperati. Quindi possiamo salvare in una nuova cartella creandola con l'apposita opzione oppure in una locazione a nostro piacimento scegliendola dalla struttura visualizzata all'interno della finestra. Fatta la nostra scelta basta cliccare su OK per completare l'operazione. Vediamo ora il secondo metodo. Facciamo quindi finta di conoscere la cartella dove abbiamo cancellato accidentalmente uno o più files. Quindi clicchiamo in basso su Seleziona cartella. Apparirà una finestra da dove potremo scegliere la cartella da analizzare. Scegliamola, ad esempio questa qui, e clicchiamo su OK. Facciamo partire poi la scansione cliccando dopo sul pulsante in basso a destra. Apparirà la stessa schermata di prima. Attendiamo fino al termine della scansione e al suo completamento possiamo ripristinare uno o più files nello stesso modo che abbiamo visto poco fa, ossia selezionando il o i file che ci interessano e cliccando poi sul pulsante Recupera in basso a destra. Ok, prima di concludere vediamo perché non si può installare il programma Data Recovery in un disco dove erano presenti dati eliminati che adesso necessitano di essere recuperati. Quando noi cancelliamo un file sul computer, infatti, questo non viene proprio eliminato fisicamente dal disco. Il sistema infatti contrassegna la porzione di spazio occupata da tale file come area sovrascrivibile, ossia come area in cui può risiedere un nuovo file. In apparenza quindi noi vedremo quest'area sovrascrivibile come spazio vuoto, ma in realtà non è così, in quanto il file eliminato è ancora presente in quella porzione di memoria e attenzione, può essere recuperato a patto che tale area di memoria non venga sovrascritta da un altro file. Ecco perché ci viene detto di non installare Data Recovery nel disco dove sono presenti dati apparentemente eliminati. C'è il rischio infatti che files appartenenti al programma sovrascrivano le porzioni di memoria che ancora ospitano i dati che vogliamo recuperare. Questo ci porta anche a considerare una buona regola da seguire nel caso eliminiamo dati per sbaglio, ossia quella di cercare di ripristinare subito i dati perduti con l'apposito programma, per evitare quindi che vengano sovrascritti da altri dati generati quando si utilizza il PC. Se infatti ci capita di usare il computer e creare un nuovo file su di esso per un altro motivo, esiste la possibilità che questo si sovrascriva sull'area di memoria che ospitava il vecchio file che vogliamo adesso recuperare. Ok, per oggi è tutto, grazie della visione. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, oppure mettete un mi piace, oppure lasciate un commento, oppure condividete. Detto questo, ci becchiamo al prossimo video. Ciao ciao!